Dunque, questa sera si conclude la settima edizione del Festival dei Concerti della Lutheria, che hanno visto grandiosi ospiti. Quest'anno tutti i concerti sono stati dedicati alla produzione di Mozart per pianoforte e orchestra e abbiamo avuto grandi musicisti, grandi solisti, ma più che altro anche dei grandi complessi strumentali, sia fatti da elementi dell'orchestra da Camera Fiorentina che di Toscana Classica, ma anche due appuntamenti ci sono stati con i solisti della Scala di Milano, in particolar modo il quartetto della Scala di Milano, che è formato dalle prime quattro parti dell'orchestra, e i cameristi della Scala, che sono una formazione che hanno suonato un concerto di pianoforte e orchestra, anzi due concerti di pianoforte e orchestra, con la nostra solista pianista Chiara Saccone. Devo dire che il pubblico ha avuto sempre un grande divertimento nel venire a sentire questi strumenti, ma più che altro venire a sentire questa musica adeguata a questa formazione, cioè formazione da camera, sia con orchestra sia con quartetti. Tant'è vero che abbiamo fatto le edizioni dei concerti di pianoforte e orchestra solo con archi, secondo una tradizione del Settecento venivano trascritti questi concerti di Mozart anche solo per formazioni di archi, e quindi l'appuntamento è per l'anno prossimo, da ottobre 2024. Grazie a tutti per averci seguito.